Il suo martirio ci viene raccontato in una passio greca del VI-VII secolo. Una giovane cristiana di origine nobile, invitata dall'imperatore Massenzio o Massimino a sacrificare agli dèi, lo apostrofò così: «Perché vuoi perdere questa folla con il culto degli dèi? Impara a conoscere Dio, creatore del mondo, e suo figlio Gesù Cristo, che con la croce ha liberato l'umanità dall'inferno». L'imperatore, colpito da tanta fermezza, cercò di farla convincere dai ragionamenti dei suoi filosofi, che però vennero confutati dalla sapienza della giovane e si convertirono, venendo per questo condannati a morte e arsi vivi. Il sovrano tentò di sedurla con l'offerta di matrimoni importanti e di ricchezze, ma lei rifiutò e fu incarcerata. Andarono a trovarla l'imperatrice e il capo della corte, che a loro volta si convertirono insieme a 200 soldati, finendo tutti decapitati. Caterina, sottoposta al supplizio delle ruote appuntite, fu salva per intervento di un angelo, e le ruote stritolarono molti soldati. Anche a lei allora fu tagliata la testa, ma invece del sangue dal collo sgorgò del latte, e il corpo fu trasportato dagli angeli sul monte Sinai. Una conversio, forse del secolo VIII, ci dà invece notizie circa l'infanzia e il matrimonio mistico di Caterina con Gesù bambino, presentatole dalle braccia stesse della Vergine in una visione nella prima notte dopo il battesimo. Nonostante certi luoghi comuni a carattere leggendario presenti nei testi citati, la figura di questa martire coinciderebbe con un personaggio realmente esistito, una giovane di Alessandria ricordata da Eusebio. Inoltre, il trasporto miracoloso del corpo sul Sinai indicherebbe una tarda traslazione al tempo delle invasioni arabe, ipotesi non contrastante con la diffusione del culto di Caterina in Occidente nel secolo VIII, parallelamente al quale si sviluppò una vastissima iconografia centrata soprattutto sul martirio e sul suo sposalizio mistico. Ad esempio, la sua vita è illustrata con ben 48 scene nelle vetrate situate nella navata destra del Duomo di Milano.